Che dici? Gli diamo una possibilità? Che dite? Gli diamo una possibilità? Io gliela darei, perché è veramente accattivante, nonostante la bruttezza indubbia di quanto mostrato a schermo. Bentornati su Quei Due sul Server 2 con un video particolare in cui non è che giochiamo, però... Non giochiamo, ma vediamo i giochi che usciranno su Steam. Siamo muniti di penna azzurra, rigorosamente azzurra, perché ricordiamo, l'azzurro è il colore dei... peni. No, l'azzurro è il colore della speranza, dovrebbe essere il verde, ma il verde è più il colore dei soldi. Il blu è il colore della speranza di trovare dei giochi da portarvi in futuro che vi piacciano, ci piacciano e non piacciano soltanto agli stronzi. Ci saranno tanti giochi in arrivo, c'è tutta una schermata di giochi in arrivo. E già vedo dai colori, dalle immagini che un buon 70% sono indie di merda. Vi dico così però. Giochi piccoli. Allora, prima di tutto, vediamo i giochi popolari in arrivo, perché non voglio vedere i giochi, i giochetti che nessuno aspetta. Voglio i giochi popolari. Sì, ma partiamo male però, Potion Craft qua. Allora, andiamo a vedere Potion Craft. Questo è carino. Beh, però... Dai, non ti senti un po' nel 1300? Cioè, vedi, devi fare le pozioni. Tanto là in alto c'è un'elfa che lo sta giocando. Sì, perché ci stanno anche le persone in diretta. Quindi salutiamo l'elfa. Potion Craft is an Alchemist Simulator. Vedi? È un Guarda che tu apri tutto un libro pieno di parametri. Poi a destra c'è tutta una cosa con gli ingredienti. Poi tutte delle forme, tutti dei colori. Puoi scrivere i nomi delle tue pozioni. Le puoi vendere. Guarda che caspito di casino. Questo è proprio il tipico gioco che schiverei più in fretta di una pallottola. Guarda qui, tu praticamente puoi mettere in ogni sezione delle pozioni. Sì. Che poi ti arriva e fa la pozione. Dove esce? Anche se poi il risultato di tutte queste pozioni è sempre lo stesso, cioè il rigonfiamento dei coglioni. Timberborn. Timberborn. Questo è il gioco sviluppato da Justin Timberlake. Ricordiamo che... Ah! Oh, questo è il classico gioco che piace a Sinek. Però ci sono le marmotte che confezionano la cioccolata. I castori sopravvivono all'apocalisse e ricreano una nuova civiltà partendo da zero. Una civiltà dapprima basata sul legno, ma poi scoprono altri materiali più ecosostenibili come il petrolio e la... Gli esseri umani sono ormai un ricordo del passato. I tuoi castori post-apocalittici riusciranno a fare di meglio? Un city builder con animali ingegnosi, architetture verticali, deviazione dei fiumi e pericolose siccità. Contiene elevata quantità di legno. Però è carino, dai, il... No, il concept è meraviglioso, cioè il guarda, tipo guarda di gioco devi farti la diga. Vabbè, piace a tutti la diga. Capito, tu blocchi l'acqua, poi fai le coltivazioni. Ma carino. Dico. Me lo segni? Te lo segni, Timberborn. Timberborn. Ah, c'è una demo, potremmo, se voi o signori volete, io la scarico la demo, la faccio provare a Sinerbo, no, a cui piacciono molto questi. Guarda che città, che poi diventano le città con le statue dei castori. Timberborn, castori, ho messo tra parentesi così ci ricordiamo di che cosa il destino dei castori è nelle tue mani. Bello. The Last Stand Aftermath. Questo è uno di quei giochi che può piacere a te. È un isometrico. Mi permetto di dissentire dalle prime Come immagini. No, tu... È un isometrico dove tu puoi prendere le Vabbè, è un postal noioso. No, survival horror, no, per È un continua. Un continua. Della e io passerei avanti, sì. Perché ne ho abbastanza di... Però di guarda, è carino. Sì, sì, ma ne ho abbastanza di survival horror. Cioè... Vabbè, guarda, cioè... Vedi, devi menare, devi sparare, sì, devi sì, fare, devi raccogliere, sì, devi... Sì, 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 però... Non ti piace? No, deve morire. Ok, questo è Tree of Life, Odria. Oh, Odria. Lo stile grafico mi piace un fottio. Mi piace meno il personaggio, fa schifo al cazzo. Va no, almeno... ti prego, no! Isometrico. Ma non è il problema isometrico, è il fatto che questi non fanno altro che cercare risorse e costruire. C'è già la demo, comunque. Il gioco non è ancora uscito perché quarter 2021, primo. Vabbè, dai, devi picchiare con i pugni gli alberi, costruire le varie cose, survival. Io ho iniziato a giocare a The Stranded Deep. È un MMO però, è un PvP, mondo aperto.
Molto carina l'acqua, devo dire. L'acqua è molto bella, i personaggi un po' meno, molto meno. Fanno proprio schifo. Però vedi, qua devi costruire insieme agli amici. Carino, poco interessante per quanto... Assolutamente. Formula vista, rivista, stravista, abusata e anche un po' vecchiotta. Builder Simulator. Oh! Questo l'ho visto, mi è già capitato davanti. Devo dire che la grafica mi intrippa molto perché è molto realistica. Guarda là. Minchia! Cioè devi fare proprio le fondamenta. Tutto. Questo è proprio un gioco per te. Hop! Devi fare la calce, il cemento, devi riempire i massetti. Ma ha creato il frutto che uccide, però non era calce quello. Ma è bello. Penso che tu lo debba fare per un tot, poi si costruisce da sola. Il gioco perfetto per quelli che vogliono costruire una casa dal basso, un mattone alla volta. Guarda, ma un mattone alla volta, quindi non... Però guarda che... Sai, mi intrippa. E sembra bello. Cioè, voglio dire... Guarda là, devi incollare le mattonelle. No, sai cosa? Credo che sia istruttivo. Cioè, se giochi sto gioco, poi all'80% sai come si fa una casa. Penso di no. Però, in modalità facile, il gioco ti guiderà passo dopo passo, permettendo di imparare attraverso degli aiuti completi. Ma in modalità difficile non avrai aiuti. Dovrai fare affidamento alle tue capacità da costruttore. Vuoi fare la casa? Facciamo una casa senza aiuti. Io non so niente, sono ignorante. Ma no, ma ci piscia dentro a un certo punto. Capito? Devi comprare mattoni, la casa deve essere prima. Cioè, praticamente The Sims. Però molto approfondito. Sim. Guarda che devi mettere i mattoni in un certo modo. Carino. Carino nel senso che non avevo mai visto una cosa simile. Manco io. Builder Simulator. Questo si chiama Despot's Game. È un roguelike. Chi l'avrebbe mai detto? Grafica con delle minimale. Battaglie. Però con il team, puoi farti il team. Ah, vedi? Ognuno lo puoi vestire con gli shop. E poi? Ah, e poi devi andare a combattere. Carino! Ah, io mi sto appassionando un po' tanto ai roguelike. Eh sì, perché ti stai a fare AIDS, The Binding of Isaac, poi ti sei fatto Moonlighter. Moonlighter, molto roguelike. Segnamelo, Despot's Game. Carino, si può scaricare la demo. Hidden Deep, oh, qui forse c'è un bello horror dove spero non ci sia da raccogliere. Oh, no, come no, mi stavo illudendo. Però... Allora, esplora, scala, nuota, scanna, fai scanner, il caso scanner, blasta, sciotta e tutto il resto per risolvere le missioni. Ma che tipo di... Devi cercare la tua crew. Però vedi, è ispirato ad Alien, la cosa, e Half-Life. Allora, posso dire che nonostante la bruttezza indubbia del comparto grafico mi intriga molto. Sembra carino, e poi sembra che ci si possa ingegnare a fare tante cosette. Ma si gioca in due? Nella crew, non so se è un co-op. Carina sta roba, cioè mi mandi su un drone. Until they find something strange. La botola. Vedi, c'è pure il cliffhanger. Non avevano idea di quale posto sia, forse. O chi l'avesse costruito. Log. Guarda. Allora, questo forse controlla 4 membri. Difficile. 4 membri devi controllare. Ma manco Sasha Grey è così brava nel controllare 4 membri. Però è incasinato, eh. La vedo molto complicata. Vabbè, un'avventura horror 2D. Simpatico. Sicuramente ha una bella atmosfera. Azzo. Arrivano i nemici, cascano le cose, si sfracella, poi... I tuoi membri quindi li puoi perdere. Sì, evirazione. Ma un casino, traditori. E lui se ne va, tranquillo.
Devo dire che questo trailer è molto ben fatto. Molto ben fatto, fa capire tutte le potenzialità del gioco. Arriverà nel 2021, c'è la demo anche qui. Di... che dici? Gli diamo una possibilità? Che dite? Gli diamo una possibilità? Io gliela darei, perché è veramente accattivante, nonostante la bruttezza indubbia di quanto mostrato a schermo. Ah, possiamo... ma mo gli esce qualcosa dalla testa e ci mangia. Eccolo qua. Bellissimo. Molto carino. Black Mesa proprio, ok. Hidden Deep, vai, segniamo. Segnato, segnato. Preacquista Lupiro si chiama sto gioco. Preacquista Lupiro. Grafica da vecchio gioco. Pixeloso. Il Leech. Classico. Guarda, una volta ci andavo matto per questi giochi qui, adesso mi hanno cacato il cazzo. Allora, a differenza dell'altro trailer, qua non si sta capendo ancora niente. Ed è meglio così. Ok. Io tornerei indietro. Ok, eravamo a... Glitch Punk! Oh, Ranch Simulator, the Realistic Multiplayer, Agriculture, Management, Sandbox, Farm, Harvest, Hunt and Bee. In una parola, orchite. Begin your journey as a rancher by rebuilding your dilapidated homestead. Costruttore, agricoltore, cacciatore, commerciante, occuparsi di un ranch non è certo il tuo lavoro abituale. Pensi di essere in grado di trasformare la fattoria in rovina della tua famiglia nel miglior ranch della valle? Posso dire che basta guardare la faccia della ragazza sopra per capire quanto è divertente il gioco. Guarda, lei preferirebbe andare a fare la spesa. Però sta ballando. Sì, sta ballando perché il divertimento, guarda, è fuori. Guarda, devi anche sparare, c'ha tutto. C'ha tutto. Secondo me questo va provato. Madonna. 4 marcio. Manca un mese, meno di un mese. Life is better on the ranch. Che ne pensi? Mi fa schifo. Oh, finalmente qualcosa. Però lo scrivo perché così poi quando esce. Questo è sicuramente qualcosa di ispirato a Cyberpunk. Glitch Punk. Se così mi hai. Eh? Ma è GTA! The drugs, the gun. È il primo GTA, raga. Molto ispirato, sì. No, mi stanno a partire i feels. Molto ispirato. Isometrico. Ma proprio dall'alto. Android Bounty Hunter in a brutal world of gangs. While the Jerry sky is getting you down, don't you wish you could just close your eyes and float away? Well, ti piace? Ma mi stanno a piacere in realtà tanti giochi. Diligence, ambition or anxiety, serenità o withdrawal, via soldi. Belli pure gli effetti, le esplosioni, queste cose. Wishlist now! Oh, Graven, ve lo spoiler, l'ho già scaricato, lo proveremo prossimamente, quindi subito lo troverete. The 3D Realms, potevo non prenderlo. Chi è 3D Realms? Lo vogliamo ricordare per gli amici a casa. Ma è bello! Duke Nukem, 3D Realms. Ci ricordiamo. No, dico, ma il gioco è bello, non come l'ultimo Duke Nukem. E la grafica è molto ispirata a Duke Nukem vecchio. 3D 2.0. Sì, ma è meglio dell'ultimo Duke Nukem. Però io questo già l'ho scaricato, Alcune cose molto, molto anni 90. 90, sicuramente. Undying. Non morendo. Uno stile grafico simpatichino. Ecco. Ma la maggior parte dei giochi sono isometrici, praticamente. Mm. Infettato da un morso di uno zombie. Handling. I giorni di Handling sono... Mi piacciono questi giochi dove devi cercare numerati. Oggetti, mettere cose... Lei deve vivere per la sopravvivenza, lottare per la sopravvivenza. Pure io. No per sé o per il suo piccolo... Pure io devo lottare per la sopravvivenza. Bambino. E se inizia a giocare Cody. Questo, Cody. Mi devo operare. Survival is this zombie infested world by protecting you, searching for safety and teaching you valuable skill and at any cost. Eh? Ti piace? Un survival horror con gli zombie.
Allora, vediamo questo. Dorf Romantic è un tranquillo gioco di costruzioni in cui si piazzano tegole esagonali perché era un paesaggio di villaggio in continua crescita. Esplora una varietà di biomi colorati, sblocca nuovi componenti e completa le missioni per dare vita al tuo mondo di gioco. Questo Google Translate l'ha fatto. Vabbè, però è carino. Rilassante. A te ti piacciono i giochi tranquilli? Basta che a te t'ha preso già qua. Dorf Romantic è un gioco tranquillo, è tuo. Sì, non devi star rompe il cazzo. Arrivano le guerre, le carestie. Però mi fa schifo la cosa delle caselle esagonali, onestamente. Ti puoi creare il tuo mondo esagonale. Vedi, ci stanno un numero di caselle esagonali e tu le piazzi. Eh sì, ma se sono un'ape regina io. No. Galgan Returns, 10° anniversario, oh yes, oh yes. Ah, oh, questo è bello in VR però, Allora, questo è un gioco... Dove devi menare le piccole ragazzine. Perché tutte quante ti vorrebbero scopare. Cioè funziona così, tu c'hai cioè, tipo una maledizione, non mi ricordo la storia, però tipo tutte ti vogliono scopare e tu le devi sparare per fermarle. Giuro che questa è la trama di... Il famigerato spara tutto, ecchi è tornato. Ecchile qua. Però non vedo miglioramenti grafici, cioè okay, siamo sempre là. Same engine poi over and over. Esce prima praticamente di San Valentino. Non è fatto apposta di più. No, ma perché cazzo di gioco di San Valentino è questo? È il gioco anti-amore per eccellenza. Vabbè, niente. Vabbè, di nuovo. Mi aspettavo qualche meccanica carina. No, probabilmente ci sarà qualche meccanica nuova, ma... Beh, ci vediamo alla prossima. Noi adesso abbiamo un sacco di giochi da provare e stiamo aspettando il gioco che conta davvero la pena provare, il nuovo Halo.